donare borse di studio per la formazione di nuovi leader globali. Agli Stati chiediamo una cifra simbolica che sia spostata su questo obiettivo dal proprio bilancio della difesa. Questo è il nostro primo passo. Signor Presidente, tendiamo il suo. Era questo l'appello che Rondin aveva lanciato ai 193 Stati membri delle Nazioni Unite lo scorso 10 dicembre in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Adesso l'Italia è il primo paese che si è impegnato a sostenerlo. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha infatti firmato l'appello. Vi ho seguito, ho letto anche con molta attenzione, ho ascoltato con molta attenzione questo appello che è molto bello. Sapevo che l'avevate presentato, però effettivamente oggi l'ho riletto con maggiore attenzione. E allora c'è un impegno anche da parte di chi ha una responsabilità di governo, del governo italiano, e a questo impegno non mi sottraggo. Ho già detto allora che verrò per la lezione alla quale mi avete invitato, adesso concorderemo la data, e in quell'occasione vi dirò qual è la cifra simbolica che siamo riusciti a spostare dal bilancio della difesa alle borse di studio. Va bene? Il Premier Giuseppe Conte, inoltre, in occasione dell'incontro con una delegazione dell'Associazione Rondine, che da 20 anni si impegna per la risoluzione dei conflitti armati nel mondo, ha promesso di venire al più presto in visita alla Cittadella della Pace, in provincia di Arezzo. E oggi abbiamo avuto la firma che ci dice che l'Italia è il primo paese che sostiene Rondine, cioè sostiene i 200 giovani che sono passati da Rondine, che sono già disseminati nei paesi, e vuole creare la scuola di leader globali, leader per la pace.